Ragazzi, non so se vi ricordate di me, ma da oggi qua i video su Pirla TV li pubblicherò io e il canale è ufficialmente diventato mio. Ehi, aspetta un attimo, ma da quanto tempo? Dove eri finito? Questa barba? Ma siete cresciuti! È passato di tempo! Glielo diciamo. Ricordate di lui come ti chiami? Errazzi. Marocchino, scarsa. Abbiamo fatto video insieme per tanti anni, ci siamo finalmente rappacificati dopo tante litigate, discussioni, ci sono storie tanto personali che però non sappiamo se raccontare. Non abbiamo mai raccontato. 40.000 like, facciamo il video. Quindi diciamo tutta la verità, cosa è successo tra di noi. Se invece non raggiungiamo 40.000 like, non vi racconteremo mai nulla e non saprete mai com'è andata. Quindi questa è la vostra unica occasione. Ma adesso godetevi questa Slip and Slide Football Challenge che abbiamo fatto insieme dopo tanti anni. Bella ragazzi, siamo i Pirla TV e dopo il video dell'anno scorso del calcio saponato che vi è piaciuto tantissimo, ha superato i 2 milioni di visualizzazioni, siamo tornati qua, italiani contro stranieri, maranza, chiamateli come volete, per fare una Slip and Slide Challenge. Qui a ottobre ci spaccheremo la schiena, le gambe, facciamo vedere che cos'è lo Slip and Slide. Adesso lo riempiremo di acqua e sapone, lo renderemo super scivoloso. Ma ragazzi, mi manca un giocatore, facciamo entrare una persona che non c'era tanto tempo! Ti ricordi come si fanno i video? Non me li ricordo, però sono qua per vincere la Slip and Slide Challenge. Fai schifo a calcio come anni fa. Ma chi fa schifo a calcio qua vince! Allora vedremo, perché sarà italiani e stranieri. Vediamo chi sono i più forti a giocare a calcio e quindi iniziamo a insaponare. Scivolosissima, vai Samuel col detersivo. Ma sta iniziando ad avere il suo effetto. Benissimo, il cambio è pronto, adesso lo proveremo. Ok, è abbastanza scivoloso. Oddio. Adesso bagneremo anche il campo del portiere. Anche il portiere dovrà scivolare. E allora scivoliamo. Ok. Portiere, anche tu sarai soggetto allo scivolamento e dovrai comunque riuscire a parare. Allora ragazzi, prima sfida, un tiro a testa, un tiro per squadra, vince la prima squadra che fa 3 gol. Il portiere ovviamente è serissimo e pronto per pararci tutti i tiri. E allora parte Samuel, prego. Attenzione. Para Isaac, il portiere straniero. Straniero o straniero? Pronto Isaac? Vai di pega, attenzione, l'unico mancino di questo video, bella la ricorsa. Gol! 1-0! Più veloce, bro! Portiere! Ti sembra una parata questa! Vado io e per fare un grande gol servirà una grande rincorsa. Ah, ti è spaccato? Eccolo il primo a cadere. Ovviamente non potevo che essere io, raga. Allora tocca a Razzi, per cui insaponiamo un po' di più. Quindi sarà il primo e ultimo video, ragazzi. Occhio, il ritorno. Vai, tiro! Traversa! Sei! Ma voi tre, ma li avete visti questi soldi italiani di merenda perché siete dolci. Ma ci vogliamo svegliare o no? Stiamo vincendo. Vai, ti aspetto, aspetta. Siamo 1-1. Stavo per scivolare all'ultimo come Pirino, ma l'ho piazzata ed è gol. E adesso, guardatelo qua, proprio lui, quando vuoi. Parte. Attenzione perché siamo 2-2, se segniamo abbiamo vinto. Se lo fai abbiamo vinto, grande responsabilità. Andiamo, portiamo a casa. E allora Italia 1, resto del mondo 0. E adesso aumentiamo la difficoltà per questa seconda sfida. Nella seconda sfida dobbiamo sempre fare gol, ma la differenza sarà che dobbiamo andare in conduzione palla e tirare dopo la riga. Se ovviamente usciamo dal telo e andiamo sull'erba, abbiamo perso. Anche qui la prima squadra che segna 3 reti vince la sfida. Dai ragazzi, vai! Un po' di sostegno.
popo, in giro per le popo, popo, sotto un botto. Dai Maranza, partite. Go baby, vai. Non è d'oro qui. Attenzione. Mica facile. E cos'è la fama do Brasile? Dai, Andrea, qui è il pallone d'oro dei neri, io dei bianchi. Ok, dai, vieni con il braccio. Ho spaccato. Hai spaccato, no, ti sei spaccato. Ti apri. E razzi. Dai. Più forte 2-0. Ah, è qua, non bisogna sbagliare assolutamente. Chi è che va? Il Pippego o Pierino? Io manderei il piagnone Pippego. Guarda, bella posizione. Dai, vieni. Dai, che la mi superi. Guarda, mamma mia. Il vaccino non sbaglia. Come si dice, la fortuna aiuta gli audaci. I bianchi. Ah, da uno, dai, oh! Se lo facciamo? Vinciamo un po', no? Sì, se fate gol avete vinto, eh! Dai, oh! Dai, oh! Vai, oh! Vai, oh! Vai, oh! Vai, oh! Vai, oh! Mio Dio! Bene, 1-1, andiamo alla prossima difficoltà. Nella terza sfida ci sarà una difficoltà ulteriore, nel senso che dovremmo correre uno contro uno e il primo che arriva alla palla e la butta dentro porta il punto alla sua squadra. Anche qui per vincere si arriva 3 punti. 3, 2, 1, via! Oddio! E nessuno ha fatto gol. L'ho presa per primo io, ma ho scarsi risultati. È difficile. Prossimo scontro, Pippega contro Tower. Ah, i vecchi d'altro. Pallone d'oro di YouTube contro il suo coach. Però, ma è 60 kg più di me. Litigate. E allora poniamo fine a questa amicizia. Ai vostri posti. 3, 2, 1. Via! Attenzione, partono, in amicizia. Bella l'amicizia. Vai Pippega! Vai! Tirate le mutande, cioè vale, a posto. Non ci sono regole, su Pirla Zu vale tutto. 1-0 per noi, tocca a Gnabry contro Ayub. Allora corridori, 3, 2, 1, via. Attenzione. Ayub! Gol! Gnabry, ti sei fatto spingere come un sacco di patate. 3, 2, 1, bravo! Guarda, non si può! No! Oh, io non ho ancora fatto un gol in sta chat. Ragazzi, quando volete, Gnabry contro Samuel. 3, 2, 1, si parte. E Gnabry! Come va? Sei in una posizione molto dissociabile in questo momento. Il gluteo. Possiamo? 2-1. Se facciamo un gol noi abbiamo vinto. Occhio, questi spingono, eh. Ho visto, visto. E allora siamo sul match point. Se la butti dentro abbiamo vinto. 3, 2, 1, vai! Attenzione! No, vabbè. È stata una scorrettezza da parte di Isa, quindi da arbitro imparziale dichiaro calcio di rigore. Calcio di rigore. Perché è bianco, vero? Perché è bianco. No, perché sei uscito, dovevi stare con il quadrato. Calcio di rigore più importante della tua vita. Se segni abbiamo vinto. Vai Pipera. Per ostacolare il Pipega stanno prendendo dell'acqua per rendere ancora più scivoloso il campo. Non abbiamo paura. Tutta l'acqua dell'Africa la stiamo portando. Non farti intimorire, non avere paura. Così come sono stare a E vabbè, bagnate un po' di più, già che sì, vabbè, ma cos'è sto scandalo, dai! Pippo contro Isa. Vieni qua! Mamma mia, attenzione! Si prova in tutti i modi a spadonarlo! E si pega! Sì! Tutti! E quindi ragazzi, anche questo giro, come l'anno scorso, gli italiani dominano e ci portano a casa questa sfida. Inquadra le ferite di guerra. Se volete vedere ancora il suo mancino magico, dove devo andare? Su un canale che ha appena aperto lui. È uscito un video con tutti noi sul suo canale, mi raccomando, andatela a guardare, link in descrizione. Vi aspetto nel canale. Qua.
il Pippega. E ragazzi, ricordiamo 40.000 like se volete tutta la spiegazione su cosa è successo in questi anni. Mi raccomando, ci potranno essere delle sorprese. E ragazzi, Razzi si è aperto un suo canale, quindi mi raccomando, per questo suo nuovo inizio supportato, andate a vedere il video che è uscito oggi, il link in descrizione. Noi ci vediamo in un prossimo video.